Giovedì pomeriggio a Brindisi, nella piazzetta antistante il Teatro Verdi, intervista pubblica con la senatrice del PD Anna Finocchiaro, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, con la presenza di Francesco Gioffredi, redattore del Nuovo Quotidiano di Puglia. Tema al centro dell'incontro sarà Governo, riforme, Mezzogiorno, le sfide del PD verso il Congresso. Siamo ormai alla vigilia dell'annunciata fase congressuale del Partito Democratico, ha dichiarato il senatore Salvatore Tomaselli. E ancora, prima dei nomi, riteniamo importante mettere al centro della nostra discussione il futuro del nostro paese. E di ciò discuteremo assieme alla senatrice Finocchiaro. Il PD è impegnato in una difficile azione di governo, in una coalizione eccezionale del tutto finalizzata innanzitutto a sostenere l'uscita dalla grave crisi economica e in secondo luogo a favorire l'attuazione di quelle riforme elettorali e istituzionali da lungo tempo attese e a cui è dedicato proprio in questi mesi l'impegno parlamentare della senatrice Finocchiaro. Il nostro impegno, conclude il senatore Tomaselli, dovrà essere volto a recuperare anche all'interno della discussione congressuale del PD, oltre che nella stessa azione del governo Letta, i temi dello sviluppo e delle potenzialità del Mezzogiorno. Massima collaborazione tra ANCE Puglia e assessorato alla qualità del territorio della Regione Puglia, con l'obiettivo di giungere all'approvazione del nuovo piano paesaggistico territoriale regionale entro la fine dell'anno. L'Associazione dei costruttori edili pugliesi, al termine di un incontro tenutosi a Bari con l'assessore Angela Barbanente, ha espresso soddisfazione per la decisione di rinviare il termine per la presentazione delle osservazioni al PPTR, procrastinato al 6 novembre, e per la disponibilità a recepire le istanze che proverranno dal sistema ANCE. Apprezziamo la disponibilità a prorogare i termini che riguardano il piano paesaggistico territoriale, è stato anche il commento del capogruppo del PD alla Regione Puglia, Pino Romano, che nel contempo però pone in evidenza il tema delle norme di salvaguardia e della casistica che esclude alcuni casi soggetti a salvaguardia. A nostro avviso, spiega Romano, la casistica andrebbe arricchita e incrementata con altre situazioni limite, allo scopo di evitare possibili contenziosi allo stesso piano paesaggistico. Per quanto riguarda la riunione tenutasi con i sindaci pugliesi sul regolamento che disciplinerà la valutazione ambientale strategica, aggiunge Romano, abbiamo raccolto le perplessità degli amministratori locali, i quali chiedono in particolare che i tempi non si trasformino in un appesantimento burocratico. Per questo, conclude Romano, presenteremo un emendamento su tale tema in sede di Commissione Ambiente. È in atto un disegno politico trasversale ed esterno a Brindisi per declassare il porto e fare in modo che l'autorità portuale, in un piano di ridimensionamenti nazionale, sia annessa a quella di Bari. È quanto dichiara Mauro Dattis, capogruppo del PDL al Comune di Brindisi, che introduce un nuovo capitolo sulle vicende del porto. Ci sono tanti elementi riscontrabili nei piani e nei programmi regionali e nazionali, ma anche in svariate dichiarazioni che fanno intendere l'interesse di affossare Brindisi in nome dell'approccio al sistema dei porti e che in pratica determinerà la riduzione delle autorità portuali pugliesi a due, quelle di Bari e di Taranto, con Bari candidata ad assorbire Brindisi. È un allarme che lancio a tutte le forze politiche del territorio, compresa la mia, prosegue Dattis, e ai vari rappresentanti istituzionali, compreso anche Aralambides. Mentre a Brindisi si consumano le polemiche, conclude il consigliere del PDL, fuori stanno decidendo il nostro futuro, ma in peggio. Cerimonia di inaugurazione oggi del rondò realizzato sulla strada provinciale 43 nei pressi della caserma Carlotto. Alla presenza delle autorità civili e militari è stato tagliato il nastro di quest'opera pubblica realizzata al fine di garantire sicurezza e migliore viabilità su una delle più importanti arterie di collegamento del territorio brindisino. L'opera è stata realizzata in un arco di tempo di circa un anno per una spesa di
milione di euro, interamente finanziata con fondi regionali previsti dalla ex legge 112 del 1998. Nello stesso rondò sono state messe a dimora diverse essenze erboree ed alberi. Nello stesso rondò sono state messe a dimora diverse essenze erboree ed alberi ornamentali e si sta valutando anche la possibilità di integrarli con ulteriori arredi urbani. Il sindaco Mimmo Consales, accompagnato dall'assessore all'urbanistica Pasquale Luperti, si è recato questa mattina presso il Parco Maniglio a Rione Bozzano per effettuare un sopralluogo dell'area, negli ultimi tempi oggetto di atti vandalici e conseguenti polemiche da parte dei residenti della zona. Nel parco, infatti, negli ultimi tempi sono state divelte alcune giostre per bambini, panchine, ma cosa ancora più grave, sono stati danneggiati anche i servizi igienici. Una situazione ormai giunta al limite dell'impossibile e che ha così smosso il primo cittadino che ha voluto recarsi sul posto per verificare di persona di cosa si trattasse. Le considerazioni avanzate davanti allo stato dei fatti sono state piuttosto dure anche nei confronti dei cittadini stessi residenti nei pressi del parco. La cosa peggiore, ha affermato il primo cittadino, è la scarsa collaborazione dei cittadini. Non posso crederci che nessuno di loro si sia mai accorto di nulla. È impossibile non accorgersi anche solo dai rumori di qualcuno che sta distruggendo o portando via qualcosa da un parco che è a pochi metri da casa. I danni sono notevoli e per risanarli dovremo impiegare risorse pubbliche che avremmo magari potuto utilizzare per altro in città. L'amministrazione infatti farà il possibile in questi giorni per rimettere a nuovo il parco anche in vista della festa dell'Associazione Sviluppo e Lavoro in programma nei prossimi fine settimana. Noi ci impegneremo per risanare la situazione, ha concluso il sindaco Consales, ma non sono interventi che possiamo fare ogni mese, per questo chiedo la collaborazione dei cittadini per tutelare il bene di tutti.